Buonasera a tutti gli ascoltatori. Io sono Valerio Scrivo, criminologo e collaboratore di Florence International Radio. Oggi, 30 giugno 2018, ho il piacere e l'onore di avere in conversazione telefonica con me Francesca Micone, il giornalista che ha fatto scoppiare il caso criminale dell'anno, anzi direi del secolo, ovvero che Zodiac Killer e il mostro di Firenze sarebbero la stessa persona. Ci vuoi raccontare, Francesco, come sono andate le cose? Sì, grazie intanto, buonasera a tutti. Ma niente, in realtà è stata. Dovevo fare l'anno scorso, dovevo fare un articolo sul mostro di Firenze, semplicissimo, per il mio giornale, non un'inchiesta giornalistica, che parlasse più che altro del processo mostro di Firenze. Poi, così approfondendo il tema, ho letto molti libri, mi sono interessato alla questione, poi con le interviste anche a Nino Filastò, per esempio, all'ex procuratore Toni, a Edoardo Orlandi, a Francesco Cappelletti, poi diciamo, approfondito un po' la questione, ho letto tantissimo e c'era questa cosa che appunto mi tormentava un po' perché io ho visto in tantissimi anni, cioè almeno dagli anni Ottanta, diciamo, quando si sa che insomma colpire a Firenze è un serial killer, tantissimi investigatori, voglio dire, hanno messo la testa su questo caso. E la cosa strana è che nessuno, come dire, ha trovato il colpevole perfetto, come dire, in una così vasta catena di omicidi, appunto perpetrati in una maniera abbastanza, come dire, Che tu, aperta. diciamo, alla colpevolezza di Pacciani non credi, presumo. No, no, io non ci credo, ma non è che non ci creda, ho verificato giornalisticamente che non è possibile che sia stato Pacciani, ma per semplici motivi, proprio perché primo non è stata trovata nessuna prova determinante e se fosse stato lui, con tutte le risorse impiegate l'avrebbero trovata. Adesso Pacciani non era appunto Zodiac, non è che Certo. adesso. Un contadino sicuramente intelligente, ma una persona che non avrebbe potuto fare chissà cosa per nascondersi dalle autorità, anzi, il primo omicidio che ha fatto è stato preso il giorno dopo, per esempio, quello del Sì, 51. esatto. Quindi era difficile che fosse lui, in più c'erano esperti che dicevano che non era lui. E quindi io mi sono un po' fidato e anche ho verificato quello che mi dicevano che era sostanzialmente giusto. In quel processo c'è certamente un testimone oculare che è Lotti, però un testimone oculare che diciamo, entra nel processo un po' in maniera particolare e per motivi probabilmente personali che lo hanno spinto anche a testimoniare cose che forse non ha mai visto e motivi personali molto forti però per una persona che era nelle condizioni in cui era Lotti, che era una povertà, indigenza, non aveva i soldi per fare la benzina e lo Stato gli ha proposto comunque una protezione testimoni che portava dei vantaggi. Siccome io dalla parte di Lotti non so cosa pensasse, ma siccome allora all'epoca moltissimi credevano nella colpevolezza di Pacciani, lui effettivamente lo conosceva e probabilmente sapeva più o meno che persona fosse, probabilmente diciamo se ha mentito anche dicendo vabbè, ma tanto questo qua è colpevole lo stesso, se vogliamo dire proprio come potrebbero essere andate le cose. Comunque dalle verifiche delle parole dei Lotti in molti Non è casi attendibile, dici. attendibile, no? Non è attendibile su Baccaiano, non è attendibile neanche su Giogoli, quelli, diciamo che questi sono i due delitti dove insomma Se sono non c'è state prese. stato anche un po' un ricatto nei confronti dell'Otti, nel senso di dire o parli o dici quello che devi dire, se no ti accusiamo di essere tu. E quindi magari non c'è stato solo la carota, ma anche il bastone, può darsi, È un'ipotesi. Naturalmente poi dipende da lui come ha interpretato. Lotti era una persona insomma analfabeta e che aveva poche, non poteva
non aveva agganci per essere protetto se l'avessero preso di mira, quindi probabilmente si è sentito anche un po' così in dovere di dire qualcosa magari che proprio non aveva visto. Ecco. Poi dopo naturalmente, come succede a volte, una bugia tira l'altra e finisce in un... Sentito il caso. Sì, perché questo è un problema anche per Lotti, perché poi alla fine è morto in prigione. Sì, infatti è morto in prigione, non ha ottenuto poi forse quello che sperava. Quindi è anche una cosa abbastanza tragica, perché insomma lo Stato italiano avrebbe anche nei confronti di una persona che mente, ma che evidentemente che mente, ma che diciamo come Lotti avrebbe dovuto qualche riguardo comunque tutelarlo, perché è cosa che non sembra essere stata fatta, cioè, sembra essere stato utilizzato più per appunto per arrivare all'obiettivo che era dire che... E poi abbandonato, dici utilizzato e poi abbandonato un po' a se stesso. E tu come mai, quindi tu eri già dell'idea che questo è un caso irrisolto, il nostro caso del mostro di Firenze? Allora, da subito all'inizio, nel senso che ovviamente l'inizio, i primi libri, i primi libri detti erano letti, cioè, diciamo, la versione conosciuta è la versione di Zuttari, che è quella più pubblicizzata, è stata più pubblicizzata, è più suggestiva, con massoni, terzo livello. Poi però ovviamente poi entrando nel merito dell'inchiesta, dell'indagine, insomma, ci sono parecchie lacune in questa versione, che si basava comunque sopra sulla teoria dei compagni Merende. Comunque si basava su queste informazioni date da Lotti, in ogni caso. Sì, poi voglio dire, mette anche un po' insieme, insomma, c'è sempre questa accusa contro Firenze, un po' così, un po' meno, diciamo, che è di essere una città un po', che è vera anche, però una città oscura, sporca, come Torlandi, che è vero anche storicamente, però insomma, da qui a passare a dire che il colpevole di delitti seriali sia una comunità di massoni, di vari persone di tutte estrazioni sociali, insomma, strutturate a piramide, esattamente come i ceti sociali, quindi abbiamo la manovalanza che sono i contadini, i terratenenti, poi abbiamo la borghesia che sono i farmacisti, adesso io rido perché vabbè, poi Sì, abbiamo il certo. terzo. Insomma, è un po' così, un po'. Insomma, Naturalmente. una struttura un po' medievale, vero? Sì, una struttura un po', sì, insomma, un po' strana, per dire che per trovare il colpevole noi facciamo, insomma, mi sembra un po' così, mi è sembrata un po' così, non proprio precisa, ecco. Poi, ecco, in queste letture poi mi sono incappato chiaramente in alcune frasi che mi hanno colpito, comunque mi hanno suggerito dove cercare, perché noi, adesso io non mi ricordo più chi ha detto questa è un'americanata, ma un investigatore nei primi casi, ricordo, era in, non so se l'ho letto nell'eroteca di insufficienza di prove o su un libro, forse Perugini, ma non mi ricordo proprio, qualcuno aveva detto proprio davanti a un delitto questa è un'americanata, come dire, non c'entra niente con l'Italia, non si è mai vista una cosa del genere. E questo è un'americanata, è una prima impressione che è giusta, è corretta, perché poi lo dicono anche poi i criminologi, Sì, perché sì, sì. davanti De a Firenze dicono questi sono Fazio crimini. diceva che poteva essere di matrice anglosassone l'assassino Esatto, questa dell'incolpiente. è per cui è anche l'ipotesi dell'FBI che fa dicendo, ma ovviamente c'è la domanda per dove si trovava questo assassino tra il 74 e l'81, tra il 68 e il 74, allora ho semplicemente ipotizzato, vabbè, questa persona può darsi che venga da un altro paese, può darsi da dove potrebbe venire, siccome Firenze è una città internazionale.
ma sono gli anni che sono, mi è venuto in mente, e naturalmente serial killer, la maggior parte che conosciamo sono americani, mi è venuto in mente, vabbè, cerchiamo proprio in America. E da qui è saltato fuori la testa anche un po' casualmente, non è che non avevo in mente precisamente tutto, ecco. E come sei arrivato poi proprio a lui, a Joe Bevilacqua? Joe Bevilacqua, anche qui c'era una nel dossier dell'FBI che viene fatto per il mostro di Firenze, per il caso mostro di Firenze, viene detto agli agenti speciali che questo tipo di serial killer potrebbe avere dei contatti cercare dei contatti con gli investigatori. Siccome la questione sugli investigatori è una questione che emerge anche, per esempio, nella teoria di Nino Filastoi, in altri, quella di un investigatore, qui è estremizzato, però Filastoi dice che insomma, che poteva essere un uomo in divisa, un qualcuno che conoscesse bene i meccanismi polizieschi, ecco. Allora, c'erano questi suggerimenti, e quindi sono andato a controllarmi i dati del processo e ho trovato un americano che effettivamente poteva corrispondere come prima ipotesi all'idea che il killer venisse dall'America e fosse Zodiac. Appunto, effettivamente, ovviamente non è che è avvenuto proprio così, io dico è venuto in parallelo, cioè esaminando le carte, poi molto spesso si fanno errori che poi non si ricordano, però ci ho messo un paio di mesi comunque a guardare e controllarmi queste cose, e lavorando tutto il giorno. Tra l'altro anche su Zodiac c'era questo dubbio che potesse far parte delle forze dell'ordine. Esatto, era, sì, infatti l'FBI San Francisco, la polizia di San Francisco manda, ma anche quella di Napa, lo sceriffo di Napa, mandano moltissime richieste all'FBI che riguardano soprattutto persone che fanno parte dell'esercito. Si chiede soprattutto Marina, Military Police, perché c'è un episodio appunto a San Francisco che non è mai stato spiegato, di come lui sia riuscito a sfuggire alla polizia, mezzo praticamente era circondato da poliziotti, e quindi effettivamente lì non si capiva come potesse aver fatto. E questo porta, diciamo, gli investigatori americani a cercare una persona che non è proprio un novellino, ma uno che ha a che fare con, appunto, che conosce anche lì sistemi investigativi comunque, sia che fosse nell'esercito, sia che fosse nella polizia, conosceva come il modo di agire dei detective. Tant'è che anche la Scusami, quindi tu quando sei partito con la tua inchiesta avevi già in mente che Zodiac e il mostro di Firenze potesse essere la stessa persona? Sì, è avvenuto tutto in parallelo, perché appunto c'era questa cosa di suggerimenti su guardare una persona straniera comunque del mondo anglosassone, c'era questo suggerimento che diceva attenzione, e poi suggerimento che viene confermato dal comportamento comunque del mostro di Firenze, che è veramente cioè un comportamento di sfida totale aperta agli investigatori della città, perché colpisce nello stesso periodo ogni anno, sempre sempre nella stessa provincia. Cioè, vuol dire una persona che sta sfidando apertamente i suoi, anzi libera addirittura le persone che finiscono in carcere al suo posto, quindi è qualcuno che sfida apertamente gli investigatori. Questo, anche questo rientrava nella psicologia di una persona che effettivamente poteva entrare in contatto con gli investigatori, cioè così arrogante da volere entrare in contatto con gli investigatori. Ecco, allora lì diciamo che quel contesto Bevilacqua praticamente assumeva tutti i suggerimenti che portavano a lui, non è che era il primo sospettato, se la pista è giusta, quello è il primo sospettato, perché va a testimoniare, abitava a 300 metri dall'ultimo luogo del crimine, e quindi
in una lista ipotetica di sospetti lui è il primo. Certo, c'erano 100.000 americani, ma non c'erano 100.000 americani che abitavano a 300 metri dall'ultimo luogo del crimine. Questo è il punto. Poi, e che comunque dici che avevano cercato, si è occupato anche della storia del mostro, perché magari poteva essere interessato anche a sviare, dici tu, no? Accusando Pacciani in qualche modo. Lì, poi, allora, posto che non sappiamo, neanche io so perché ha partecipato all'Interpol, è voluto andare a testimoniare, però una delle ipotesi può essere che abbia voluto, appunto, sia stato visto da qualcuno e che per sviare, ecco, appunto, abbia indicato una persona molto simile. Certo che Pacciani passava per via Faltignano, quindi non si sa se in quel giorno, come dice Bevacco, però la frequentava, quindi voglio dire, era un'accusa che arriva tanti anni dopo, non so, poteva starci anche, e anche se non si sa, poi non si sa bene che cosa abbia detto nell'85, perché aveva parlato dei cani, ma non cita Pacciani, non mi ricordo se cita Pacciani. No, non cita Pacciani perché dice che non lo conosceva. Comunque. Sì, dice che non lo conosceva, infatti. Il processo dice che non lo conosceva. Dimmi un po', poi come l'approccio, come l'hai avuto con Gio Bevilacqua? Ma io l'ho chiamato. Prima ho cercato il suo contatto, l'ho chiesto alla direttrice di questa agenzia, agenzia statunitense che gestisce i cimiteri monumentali in Italia, degli americani in guerra, morti in guerra. L'ho contattata, lei mi ha cercato il contatto e mi ha dato il suo numero, il numero di telefono di Gio Bevilacqua. Poi l'ho chiamato, gli ho chiesto di vedersi per un'intervista sul Vietnam, un'intervista comunque un appuntamento sul Vietnam, sulla guerra nel Vietnam, perché non gli ho detto che stavo in Siria. Poi lui non ci ha creduto nemmeno un attimo, perché quando sono arrivato lì a casa sua, era palesemente preoccupato, spaventato, voglio dire, sapeva già per cosa ero lì. Poi ha fatto appunto delle allusioni durante tutto il primo incontro, era molto spaventato, e non certo per un'intervista sul Vietnam, ma sul reale motivo che sapeva di entrare, anche se non gliel'avevo detto apertamente. Ma quindi come mai, diciamo, lui poi, avendo questo timore, ha proseguito gli incontri con te? Forse voleva capire dove volevi arrivare tu? Io credo che voleva, perché non sapeva che chiaramente per chi lavorassi, da dove venissi, quanto sapevo, non sapeva niente. E chiaramente una persona che non c'entra niente, non ha niente di cui preoccuparsi, non ti chiede di tornare come ha fatto lui il giorno dopo e di sapermi che dove avevo messo la macchina, dove stavo in albergo. Era un po' strano come atteggiamento. Voleva comunque il controllo, dici tu, voleva sapere chi eri, cosa volevi, sì, in realtà. Sì, infatti è stato ben felice che io ritornassi il giorno dopo e che sia ritornato anche il mese dopo. Per cui, voleva sapere, voleva comunque, sì, probabilmente il controllo, perché è una persona simpatica, anche sai, se uno si conosce, come poi è avvenuto, è diventato simpatico, siamo diventati amici, per cui, voglio dire, sai, dopo è più difficile anche dire, tu sei. Quanti incontri hai avuto con lui? Una quindicina durante tutta l'estate, sono andato più volte, adesso non mi ricordo, sono andato spessissimo durante l'estate, nel weekend, prendevo, andavo giù in macchina, facevo le interviste sulla sua biografia, perché poi nel frattempo comunque tenevo aperta la possibilità che non fosse lui, e vabbè, c'era una storia che si poteva raccontare, vabbè. E niente, e fino a luglio però non ho chiesto niente, non ho nominato il caso mostro fino a luglio, e quando è uscita la storia dei vigilanti, e lì io sono uscito con gli articoli, per cui ormai era chiaro che mi stavo occupando anche del mostro di Firenze, lui era tranquillissimo, e allora abbiamo iniziato a parlare appunto di quello. E basta.
poi io, siamo andati avanti, mi ha detto delle cose su Zodiac che ho riportato sul giornale, anche su un blog che si chiama Stella Volante, poi sì, ha detto niente. Poi, mentre leggevi la sua biografia, c'era già qualcosa che poteva suggerire che potesse essere un serial killer? Nella sua biografia? Sì. Beh sì, ma lui, cioè, non serial killer, però c'è, cioè, questo episodio del Vietnam che cita Bevacqua senza conoscerlo bene, perché Bevacqua durante il processo allude a un certo episodio avvenuto, sì, in Vietnam. Infatti, allude a un episodio sanguinoso, ma non so di cosa parli. Sì, che è vero, che è, insomma sono morte due persone, lei è stato accusato, poi le accuse sono state portate avanti, comunque è stato accusato di aver ordinato sostanzialmente gli omicidi, cose che non rispondevano alle leggi di guerra. Lui mentre mi raccontava questo episodio, mi diceva che non era vera questa cosa, che era giustificabile per vari motivi, ma lì non conosco la sua versione, non è che non l'ha approfondita molto. E certo è che mi ha parlato di questo prete Battista che appunto venne a accusarla all'accampamento e lo soprannominò il diavolo incarnato. Per questo, se lo ricordava bene questa cosa, me l'ha citata. Insomma, e poi naturalmente mi ha citato altri episodi guerreschi, militari. Ma quando avete cominciato a parlare di Zodiac, mi sembra di aver letto da qualche parte che tu gli hai proprio chiesto se abitava presso il lago Taoe, credo, no? Allora io ho fatto così, perché non sapendo come io volevo sapere. Allora, che cosa ho fatto? Io ho stampato una cartina del Lake Taoe, ho detto, lui non sa tutto quello quanto so io. Allora cosa faccio? Io glielo metto sul tavolo di improvviso, proprio tecnica da detective copiata dai film. Metto sul tavolo d'improvviso la mappa del Lake Taoe e gli chiedo se era lì nel 1970 per vedere come reagisce. Ho fatto esattamente questo e lui è stato in silenzio 20 secondi quando gliel'ho fatta vedere. Gli ho ripetuto la domanda più volte e lui era proprio senza, era pietrificato, mi ha detto solamente sì, ho capito, ma non posso parlare del mio lavoro. In silenzio, cioè una voce di... E ho detto, vabbè, qua evidentemente c'è qualcosa che torna in tutta questa storia, perché una persona non si sarebbe comportata così. Comunque ha detto, ammise che era nel 1970 sul Lake Taoe. E poi dopo di, vabbè, è andata avanti, gli ho chiesto altre cose, abbiamo bevuto una birra. Mi si è un po', perché io non l'ho accusato, cioè gli ho detto solo se era lì, poi ho detto, ma se fosse stato un serial killer, dove avresti portato un corpo? Queste conversazioni sono registrate oppure no, queste che hai fatto con lui? Questa qua no, queste qua, gli incontri no, non l'ho mai portato, anche perché era estate, e non ha fatto questa domanda, ma non telefono, non lo registrava, e poi non mi sembrava neanche necessario, perché detto sostanzialmente se è colpevole, le sono ben altre le prove che si dovrebbero trovare. Certo, lui quella missione le ha fatte, poi può anche dire che non le ha fatte, ma dico quelle durante gli incontri che abbiamo avuto, non quella telefonica, ma sì, quelle cose le ha dette, no? Se le ricordo, ci sono anche riscontri, nel senso che lui ha indicato anche il modo con cui decifrare, un modo bambinesco, ridicolo, quello che vogliamo, ma un modo per decifrare logicamente un cipher di Zodiac, quindi dove salta fuori un modo che porta al suo nome, non al nome di qualcun altro. Ma quindi... al suo nome ci sei arrivato tu, presumo, non, mica ti ha detto, però, lui guarda qui esce il nome, ti ha dato il codice? No, ho fatto,
non mi ha dato il codice, ho fatto come ho fatto con l'Ectaoe, sostanzialmente io dicevo, dammi qualche indicazione, sappiamo che sei Zodiac, che io e te, non lo dico apertamente, ma lo sappiamo, dimmi qualcosa, sostanzialmente era questo il discorso, come mi ha portato. Ecco, e io infatti dopo gli ho portato il libro di Zodiac di Graysmith, poi la lettera del 20, adesso mi sto facendo confusione, comunque dell'aprile del 70 con il My Name is Cipher, e lui l'ha letta quella lettera e si è fermato proprio sotto il codice, sotto il messaggio cifrato in cui c'è scritto il suo nome, il nome di Zodiac, e leggendo e ha letto la frase al di sotto, My Name is, sotto questo codice, che sostanzialmente è la chiave per arrivare al suo nome. Ma questo, la cosa strana è che lui ha letto questa frase che termina con estuau, in quale modo mai, che però in inglese in realtà la frase continua dopo e diventa match e cambia il significato di estuau. Lui invece si è fermato a estuau, cosa strana, e mi ha tradotto quella frase lì senza andare a capo. Il che poi dopo, quando io sono tornato a casa, e ovviamente mi aveva detto anche strano, queste però strano che abbia messo queste parole, perché in effetti ci sono delle parole che sono sbagliate in quella frase lì, e dopo naturalmente cercando di trovare il suo nome viene fuori grazie a queste parole che sono effettivamente nella frase al di sotto. Quindi la cosa strana non è tanto che è stato decifrato, ma che la sua indicazione porta, che è compatibile con una soluzione di quel codice, di quel messaggio cifrato, porta al suo nome e cognome. È una cosa che è scientificamente quasi impossibile da fare, cioè non è che trovi una persona che ti legge una frase e se poi questa frase risulta essere una chiave per cui dopo trovi il suo nome e cognome, a meno che non l'abbia scritta lui, è molto difficile che possa capitare una cosa del genere. E tra l'altro c'è stata una seconda volta che è successa la stessa cosa con l'Halloween card, che ha una soluzione che io ho fornito, che è semplicemente un gioco sulla lettera Q, sulla pronuncia della lettera Q. Il gioco è Kikabu, che fa Zodiac, che in questa lettera dice: vi do un indizio per risolvere il mio nome, sostanzialmente. Quindi manda questa lettera a Paul Avery del San Francisco Chronicle, con uno scheletro in copertina e con all'interno questa frase che è Bu, insomma, sostanzialmente si tratta del gioco del cucù in inglese. Sì. Ma sostanzialmente è una. Lì in quell'occasione Vilacqua prese la lettera, l'aprì, mi disse, ridendo, ma me l'ha fatta un bambino, poi mise il dito proprio su dei particolari, il dito proprio l'indice, su dei particolari che portano alla soluzione, non, senza neanche guardare il resto, l'ha guardato, ma lui ha indicato proprio, ha preso lo strano monogramma che c'è sotto lo scheletro, ha messo l'indice, ha girato la pagina e ha visto che girando la pagina quel simbolo strano che non si capisce che cosa sia, in realtà indica la linea di una linea su cui c'è una P che rovesciandola diventa una Q, cioè un gioco, e lui girando la pagina ha toccato le tre anomalie che ha messo Zodiac in quella pagina, che conducono proprio alla soluzione dell'enigma, che porta proprio ancora una volta al suo cognome, al suo nome. Perciò non era solo il My Name is Cipher, ma c'è anche questa seconda cosa che la rifà. Voglio dire, questo per me era un riscontro, poi guardandolo fare era evidente che era una persona, cioè, che sapeva dove stava andando, non è che era uno che sparava a caso, è un mitomane, chiaramente non riesce a fare queste cose, per questo lo dico. In effetti analogie ce ne sono tantissime fra Zodiac e Mosifia, il fatto che abbiano iniziato lo stesso anno, e tu hai verificato, hai chiesto a lui, nel agosto 68, quando avviene il primo omicidio del mostro,
Lui dov'era? Lui, la prima volta che io sono andato da lui, aveva detto subito che il 68 era in Vietnam e ha messo le braccia conserte e parlava di tutt'altro, nel primo incontro proprio, come dire, la faccenda, non rompermi sui coglioni, che ha proprio messo le, ha sospirato, ha messo le, però non ha retto molto, per cui no, non penso proprio che sia vero. Io penso, cioè, da quello che mi ha raccontato nella biografia, che poi lui ha un po' modificato sempre, c'è da dire che questa cosa strana e sospetta, perché uno che dice sono stato in Vietnam e cambia le date continuamente è un po' strano. Comunque le operazioni di cui mi ha parlato quando gli ho sottoposto il libro risalgono al 67-68, perché lui parla di operazioni che riguardano un'operazione alla Black Virgin che è zone limitrofe che risale al 67, poi lui era lì nella rivolta del Tet, che appunto che nella rivolta del Tet, nella controffensiva dei Viet Cong del Tet che del 68, però è, lui parla di della presa dell'aeroporto, di una battaglia avuta in un aeroporto che avviene a febbraio. E quindi, siccome il turno di servizio è un anno neanche in Vietnam, ad agosto del 68 poteva forse essere in Italia, però questo ovviamente finché uno non sa precisamente che se turno di servizio ha avuto non si può sapere. E certo è che fino al 6 giugno del 69, al 9 giugno del 69, scusami, il corpo di cui faceva parte, il battaglione, si trovava a Livorno e lui era in quegli anni faceva parte di quel battaglione, a parte questa parentesi in Vietnam, per cui va a combattere con la fanteria per un discorso che lui mi ha spiegato, perché se sostanzialmente facevi più carriera se andavi con la fanteria, adesso non ho capito bene. Comunque lui era nella military police già da allora, ma per andare in Vietnam va a fare un turno di servizio con la fanteria. Poi dopo lui mi ha detto che è ritornato anche con la military police. Non ho visto le foto di questa seconda volta, però è compatibile anche quel turno di servizio con il SID, che è questo appunto. Tanto la sigla questa che cita anche Zodiac in una lettera. Infatti è la stessa lettera del My Name is Schiffer e lui l'ha letta proprio SID, non ha, quando io gli ho mostrato la lettera, lui leggendo quella parte, lui ha letto SID, ma mi ha fatto la battuta, ma strano, ma come mai un SID non può spararti addosso, semmai sono peggio della polizia? Poi io gli stavo per dire qualcosa e lui ha detto, ah no, sì, hai ragione, sbagliato, voleva dire bambino. Lì era chiaro che stava giocando, cioè io lo avevo di fronte, quindi sono cose però, capito, che anche se le avessi registrate non si possono descrivere, è una cosa che un investigatore, non io, però vabbè, io sono solo un giornalista, però qualsiasi altro investigatore le avrebbe viste e avrebbe detto vabbè, ma insomma c'è qualcosa di strano veramente. Però se ho capito bene, a un certo punto lui ti ha fatto una vera e propria confessione. L'11 settembre al telefono, quando gli ho detto che c'era il suo nome, io non ho mai detto veramente, per chi lavoravo lì aveva un po' di sospetti su di me, non so cosa pensasse, però gli dissi che c'era il suo nome in tutte le lettere di Zodiac. Anche a quel punto lui non si trattenne, disse lo sapevano chi. E io chiedo, lo sapevano chi? E lui disse, lo sapevano, e mi fa i nomi di due suoi colleghi di lavoro. Poi gli dico, poi la conversazione è stata un po' più, è stata lunga, cioè, ed era tutto, mi chiede chiaramente che non parliamone al telefono per ovvi motivi, poi io lo tengo al telefono, quindi gli dico, e lui gira tutta la conversazione sul fatto che non si può dimostrare che lui fosse in California nel 69, perché effettivamente lui aveva un lavoro per il quale, lui dice,
anche nello stato di servizio, lui risulta a Washington, assegnato a Washington, anche se non è a Washington, perché era un lavoro per cui lui si spostava e si andava. In ogni caso, lui dice questo, che non si può dimostrare. Però io gli dissi, vabbè, ma non c'entra, tu hai fatto. Poi continuò la telefonata. Alla fine, sostanzialmente, le frasi che ha detto sono quelle. Cioè, alla fine della telefonata l'ho portato a dire: guarda, è inutile che cerchi di scappare dalla situazione perché lo scopriranno. Quindi tu fai questa cosa, costituisciti. Alla fine lui si era aperto a questa possibilità perché dice, poi dice anche che non si è costituito per non mettere nei guai gli altri, quindi si era giustificato un po' così. Poi gli dico, ma vai con un prete, che così, e poi lui mi cita a quel punto ancora di nuovo il prete Battista che gli ha dato il diavolo incarnato e mi dice, ah sì, ma ti ricordi che l'unico prete che ho incontrato mi era il diavolo incarnato, e poi mi fa, ah sì, ma quella era un'altra faccenda. E Però lui ti poi avrebbe alla. confessato di essere Zodiac, non il mostro di Firenze. No, no, lui ha chiesto alla fine se doveva portare la pistola, quindi era chiaro che stesse parlando. Non è che ha detto al telefono io sono Zodiac o io sono il Certo. mostro di Firenze, ma alla fine della telefonata ha detto cosa devo portare, la pistola, e io ho detto porta tutto quello che vuoi, chiaramente si stava riferendo al mostro, non a Zodiac. Cioè io ho incominciato con Zodiac perché ho pensato che mentalmente, anche psicologicamente, è più facile dire io sono Zodiac che il mostro di Firenze, per quello che, cioè, adesso non dico che Zodiac sia visto meglio del mostro, però insomma certe cose sembrava che non le avesse fatte, sembrava, anche se la prima cosa che dice che farà promette quella, però io E parlo delle poi mostre. le vostre conversazioni si sono interrotte l'11 settembre, non ci sono più stati incontri fra te e lui. Poi c'è stato il 13 settembre, io ero a Firenze appunto, perché io poi gli ho consigliato un avvocato a quel punto, che era un mio amico, gli ho detto chiamalo e andiamo a costituirci, adesso vengo io a Firenze. Sono partito il 13, no, sono arrivato il 13, sono partito il 12 sera dopo aver visto anche questo avvocato, poi alla fine ho scoperto che l'avvocato gli aveva detto di no, 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 di non costituirci, cioè l'avvocato, lui mi ha detto un suo amico, ma è chiaro che sapeva delle cose che avevo detto all'avvocato, vabbè è successo questo, e allora ha detto no, no, col cavolo che mi costituisco, basta. Io ero a Firenze, sono tornato indietro, mi sono anche arrabbiato durante la telefonata perché ero arrivato a Firenze, avevo dato l'avvocato e questo qua, Però ora vabbè. lui dice che tutte queste cose non sono vere, perché penso che No, c'è una querela, no? Ti ha querelato, presumo, o no? sì, ma allora la Nazione dice che il suo avvocato ha depositato. L'avvocato c'è da dire che non mi ha mai mandato nulla, non mi ha, non mi ha, non mi ha, no. Io gli ho mandato anche delle mail dicendo: guardi, forse non è la racconta giusta al suo cliente, ma se lei continua così, io l'avevo detto proprio palese, detto direttamente, detto, io non è che testimono, poi dico poverino, è un matto. Perché poverino il matto sa benissimo che cosa si sta mettendo, quindi. Però, ma poi è una cosa talmente stupida perché lui ha chiamato l'avvocato che gli avevo dato, che è mio amico, e non ha firmato con lui il mandato per fare il suo avvocato, se lo ricorda, quindi insomma è un po' limitato come tecnica difensiva. Però, vabbè, generalmente l'azione dice che è stata depositata questa ipotesi di calunnia aggravata e diffamazione. Naturalmente, a me non è arrivato niente, devo dirlo. La calunnia aggravata era una possibilità nel momento stesso in cui uno fa una denuncia, se stai mentendo, chiaramente commette un reato, ma questo quindi non serviva neanche la sua denuncia. Lui ha detto non è vero niente, ma in realtà non ha detto così, ha detto che gli avevo attribuito delle frasi che lui non ha pronunciato, che non è vero, ma a parte che non è vero, cioè, nel senso che non si sa, non ha detto neanche quali frasi gli sta parlando, perché le frasi che io ho messo sono le frasi che lui ha pronunciato.
A parte questa, la difesa del primo avvocato era impostata su questo, ma l'avvocato che gli ho dato io, quindi lui me l'aveva detto già il 13 settembre che non era una confessione, in realtà lui aveva detto altre cose, ma no, in realtà lui non era, non doveva costituirsi perché non c'era nulla, e quindi cioè, non ha detto che non era lui, non ha mai detto che non era lui. Tutte le conversazioni che ho avuto con lui non ha mai detto io non sono il mostro di Firenze o io non sono Zodiac, ha sempre detto altre cose, ha detto... Per esempio ha detto, ma vuoi rompere i coglioni al mostro, come se sapesse benissimo che il mostro era vivo, cioè, voglio dire, lui non ha mai negato di essere il mostro di Firenze, ma anche nel dispaccio che ha fatto mandare al suo avvocato, lui fa questo giochetto un po' ridicolo che è cambiarsi il nome, che si fa, infatti è Joseph, no? Ma in realtà sì. Lui si firma Giuseppe, per le pagine bianche Giuseppe, per lo Stato italiano Giuseppe, e anche e ovviamente e quando si conosce lui si fa chiamare Joe, non si fa chiamare Joseph, e lui infatti una delle prime volte si è arrabbiato moltissimo con me perché l'avevo chiamato Giuseppe e mi dice no, io mi chiamo Joe, però sta di fatto che nelle firme tutto ciò che è ufficiale in Italia lui si firma Giuseppe, fa tutto Giuseppe. Poi in America adottano Joseph, ma non perché si chiami Joseph, semmai perché non riescono a scrivere Giuseppe, non riescono neanche a scrivere Bevilacqua, per cui e niente. Quindi insomma, io penso che dal suo punto di vista mentale lui non è che stia dicendo una bugia, dicendo che Joseph smentisce di... Poi non dice mai, vabbè, a parte questo, vabbè. Ma comunque. Ma che sappia, ora allo stato attuale dei fatti, lui è indagato in America, dico, che tu sappia, lui è indagato come Zodiac oppure, perché credo che la procura di, insomma, la magistratura italiana avrà mandato anche in America la tua denuncia, no? Sarà stata fatta una segnalazione anche in America. Ma allora c'è da dire questo, gli americani non penso che abbiano intenzione per ora di dire la verità, gli americani sono informatissimi da mesi di questa cosa, si sono mostrati interessati a settembre, ottobre, che io sappia, si sono anche hanno, però insomma non è che vogliono uscire allo scoperto, mi sembra di capire, ma insomma le loro, cioè, se hanno ricevuto quello che hanno ricevuto, loro sanno che ci sono delle conferme importanti. Il problema chiaramente dal punto di vista loro è che questa persona non andrà mai negli Stati Uniti perché non è scemo. Ma io avevo detto che lui era negli Stati Uniti in questo momento. No, no. Ma in Italia, è in Italia, non è negli Stati Uniti, è... In Italia ha varie case, in Italia, poi se non è nella sua abitazione principale sarà in quella al mare, ma comunque è in Italia, non tornerà mai negli Stati Uniti, ora come ora più che mai, se torna negli Stati Uniti non penso che lo facciano ritornare in Italia, sinceramente, per quello gli americani non dicono niente, dicono anche d'altra parte dal loro punto di vista anche giusto, perché loro dicono anche se fosse il mostro di Firenze, se gli italiani non intendono processarlo come tale e dicono il mostro di Firenze sono altri, beh noi che cosa facciamo? Prepariamo una bella trappola, facciamo arrivare qui il nostro amico e poi gli facciamo un processo noi, perché loro comunque dicono di avere il DNA del visore. Sì, dicono che c'hanno il DNA, è vero. Anche un'impronta parziale credo che abbiano. Loro dicono anche che hanno un'impronta parziale, però l'impronta parziale non si sa se è di Zodiac o se... Però se non rispondesse a quella di Bevilacqua, per dire, no? Chiaramente lo potrebbero fare questo confronto. Sì, chiaramente non hanno, cioè se avessero le prove provate non sarebbero passati mai gli italiani, sarebbero usciti. A parte nel database, ora che ci penso, loro ce l'hanno le impronte di Bevilacqua, essendo un militare penso che ce l'abbiano le impronte digitali. Lì bisogna
bisogna però vedere, perché se bevi l'acqua apparteneva a un corpo, insomma, e lì bisogna ben vedere che cosa sia rimasto negli archivi militari, ecco. Perché per i racconti che mi ha fatto bevi l'acqua, c'è la possibilità anche che non sia rimasto molto su di lui, per i racconti, insomma. E invece per quanto riguarda la magistratura italiana, c'è un avviso di garanzia, qualcosa contro di lui, o ancora no? O non lo sai? No, non lo so, ma sicuramente stanno indagando, però non so adesso di preciso che cosa stiano facendo, se pensano che io sia, cioè magari loro potrebbero anche vederla al contrario, cioè, vogliono fare l'indagine su di me, non lo so, capito, però se credono a quello che ho detto, staranno indagando, immagino, dipende da tutto, da ma come... Ma tu non sei stato ascoltato, scusa, non ti hanno mandato a chiamare, nessuno... Poi sono entrato nel dettaglio delle cose, però dipende, cioè chiaramente sono un giornalista, so come funzionano queste cose. L'informazione, ti mandano a chiamare, poi dopo 3 settimane sei indagato. Non dico di solito, spero non in questo caso, però spesso si assiste a queste cose. Chiaramente in questo caso è un po' diverso perché comunque c'è una segnalazione che è coerente, non è che io ho detto una cosa campata in aria, ho portato delle argomentazioni, poi magari delle cose sono ridicole, però insomma ci sono dei riscontri, anche minimi ci sono, non è che sto dicendo cose, lo stesso Devalli uso a lui, per cui non è che è una cosa, ed era uscito soprattutto il cognome negli anni 90, insomma ci sono delle cose che... un po' strane. Sì, si parlò di Bevilacqua, però di Alberto Bevilacqua, in quel caso, dello scrittore. Sì, venne coinvolto. Sì, venne coinvolto e noi non sappiamo, cioè lì poi c'è una storia un po' strana, però non sappiamo se magari c'è stata una soffiata veramente da qualche parte, il cognome è uscito da qualche parte, ecco, dico questo, poi magari non c'entra niente a un caso, però... Quindi al momento attuale sembra che si calma piatta al momento, almeno... No, invece non è che posso dire molto, so che sono, stanno facendo, cioè hanno affrettato molto i tempi, per cui lo so perché da giornalista fanno delle prove, insomma, vabbè. Però lui hanno dicendo, volete la pistola, sembrerebbe che questa pistola... ce l'abbia ancora. Appunto, io ho sempre pensato che mi stesse prendendo in giro, che in realtà non ha mai usato quella pistola che si dice abbia usato, però vabbè, lui dice così che ce l'ha, cioè disse così, che fece pensare che ce l'avesse, cioè lui mi disse devo portare la pistola, non mi disse che ce l'aveva, mi disse solo se doveva portare la pistola, nel discorso sembrava che ce l'avesse una pistola, non so se la Beretta introvabile o se un'altra pistola che comunque corrisponde a quella del mostro, ecco, non so che pistola avesse. Lui, l'unica pistola di cui mi parlò fu un revolver che aveva ai tempi del delitto e che non disse durante la testimonianza nel processo Pacciani, lui disse di non avere, non disse esplicitamente di non avere armi, comunque disse solo che usava le mani, in realtà aveva un revolver a casa sua, per cui era al cimitero. Però non mi ha mai parlato di quest'altra pistola, ecco, mi ha parlato solo di quello. Tu in che percentuale sei convinto che Bevilacqua sia Zodiac e il mostro di Firenze? Cioè, è una sicurezza al 100% oppure? 101%. Come? Non ho capito, scusami. 101%. Ah, sia che sia l'uno che sia tutte e due, sia che sia Zodiac, sia che sia il mostro. Sì, tutte e due. Per quanto assurdo, sembra assurdo paradossale, è proprio così. Oddio, assurdo e paradossale, se pensiamo a un serial killer che inizia nel suo... cioè, veramente avrebbe iniziato qui ufficialmente, nel 68. Continua nel suo... cioè, che vive in due nazioni diverse, certo potrebbe essere lo stesso serial killer, come no. Certo.
ascoltami, guarda che io adesso cioè, mi sta scaricando il telefono. Sì, va bene, ok. Fammi se vuoi farmi una domanda ancora. Ti volevo chiedere cosa, cioè, dal tuo punto di vista, cosa farai ora? Vabbè, io semplicemente continuo a scrivere, faccio il mio lavoro e poi si vedrà che cosa succede. Io credo però che di fronte a quello che sta succedendo, se fossi Giuseppe Bevilacqua, penserei al fatto che io gli avevo consigliato la soluzione migliore, non perché sono questi, dice. Sì, perché davanti a quello che ha fatto è difficile dire, sai, giochiamo, perché sono tanti crimini, lì pensa magari che non riescono a dimostrare che li ha commessi tutti, ma non è vero, basta per esempio il DNA, per esempio, ma soprattutto è anche il fatto che lui non dimostra di essersi pentito, questo è grave, per cui per quello. Poi io capisco benissimo che magari il problema maggiore è il fatto di dire ai propri familiari o alle persone che ti stanno vicine che cosa hai fatto. Certo, quello ai familiari questa, non lo confesseresti mai una cosa del genere. Questa sia la cosa che lo limiti di più, penso che sia questo, non il fatto di dire. Perché con me l'ha detto praticamente, cioè l'ha detto, sì, alla fine l'ha detto, ma anche quando andavo lì lo diceva più o meno, cioè lo faceva capire, o comunque non l'ha detto apertamente, solo per mantenere un po' il livello alto, insomma, continuare questo gioco. Ma... Va bene, io ti ringrazio allora di questa lunga conversazione che abbiamo avuto, spero di risentirti qualche altra volta. Verrà mandata poi su YouTube la nostra conversazione, se tu sei d'accordo, ovviamente. Sì. Va bene. Grazie mille, grazie a voi. Grazie a te, grazie mille. Ciao Francesco. A presto, ciao. Ciao.